Buonasera, benvenuti al Maracanã, Trofeo Jack, appena finito il big match Fenerbahce Trap, una grande partita di questo Fenerbahce che finalmente ci ha messo la grinta giusta, anche se nel finale si è fatta rimontare dal Trabzonspor proprio nell'ultimo secondo, pareggiando così la partita. Nonostante tutto migliore in campo, Salvatore Trichesi, che già dai primi minuti ha girato la squadra, l'ha fatto fino alla fine. Eh sì, come hai detto tu, bella partita comunque. Va di merito anche agli avversari che ci hanno creduto fino all'ultimo. Che dire, continuiamo così e speriamo di fare quanto più punti possibile. Crede che la sua squadra può, dopo la prestazione di stasera, lottare per qualcosa in più rispetto alle precedenti gare, dove non è stato mai visto un gioco, non è stato mai espresso nessun tipo di gioco dal Fenerbahce? Stasera si è visto qualcosa? Certo, assolutamente sì. Si è visto sì. Niente. Che dire, dobbiamo solo continuare così. Possiamo puntare a postazioni più alte. Certo, se ci crediamo sì. Il migliore in campo di stasera è meritato, secondo lei? Non so, voi siete bravi a dare i numeri, vabbè. Penso di sì. Ringraziamo il presidente del Fenerbahce, alla prossima. Intanto in campo Milan-Tottenham, il grande derby. Le telecamere di Milano già sono accese, a fra poco. Siamo pronti, siamo in tale. Più cancelli e più tiri. Un anno fa lottavano per la stessa maglia, ma poi è successo qualcosa. In estate si sono detti addio ed ora si incontrano per la prima volta nella spettacolare cornice del Maracanã, sotto i riflettori di Vignolona. Non poteva che esserci il match più successivo dell'anno, Milan-Tottenham. Il capo per il Tottenham, Luigi Napolitano capitano, Filippo Maria Masi, Michele Di Carluccio, Giuseppe Ruzzata, Giacomo Damiano, Saverino Caporaso. Per il Milan tra i pali Vincenzo Buschillo, Alessandro Simonelli capitano, Massimiliano Simonelli, Antonio Ricchio, Massimo Russo, Marco Cutolo, Gianluca Iovino. È tutto pronto per il derby tra Milan e Tottenham. Sì, sono molto più giovani rispetto a noi, quindi la preparazione atletica si sente sicuramente. Poi ci rifacciamo, secondo te. Riusciranno a sopraffarvi? No, assolutamente. Siamo qui con Auricchio Iovino al termine della partita vinta contro il Tottenham con un punteggio di 5-4. Un commento su questa gara che è stata abbastanza spigolosa. Sono stati molto più preparati dal punto di vista atletico, però alla fine la nostra esperienza ha avuto la meglio. Esperienza e tanto vigore anche nella fase difensiva, come qui Iovino ad esempio, che ha giocato un'ottima partita. Fortissimo. Il commento da parte di questa gara. Giocare contro questi ragazzi giovani è difficile, veramente dura, corrono, però ce la caviamo, ci difendiamo. I giovani corrono, ma i vecchi segnano e vincono. Bravissimo, sarà sempre così, ragazzi, sempre così. Con un difensore di queste dimensioni dietro, no? Siamo tranquilli. Dimensioni come grandezza, non come bravura. Difficile. Abbiamo con noi il capitano del Tottenham, Napolitano. La prima domanda, Napolitano, dopo questa bella prestazione contro il Milan, ancora il tabellino del punteggio è ancora fermo a zero. Purtroppo non è la prima prestazione positiva, però i punti tardano ad arrivare. Penso che giocando sempre così magari raggiungeremo obiettivi che però non ci porteranno in alto, però puntiamo Europa League, magari obiettivi minori. Quindi, parlando di obiettivi, il vostro obiettivo principale è l'Europa League? Sì, anche perché le prime 5 partite non sempre abbiamo raggiunto il minimo dei giocatori appunto che ci eravamo prefissati, quindi ci sono stati vari problemi. E da notare le due compagini, c'era l'edizione scorsa del Jack, alcuni membri del Milan e alcuni membri della tua squadra facevano parte di un'unica squadra. Come hai sentito questa cosa? Come impressioni dopo questa partita un po' particolare? C'è stata una scissione, perché è ancora un'altra squadra, il trofeo precedente. No vabbè, siamo amici, vediamo tutti i giorni, ragazzi, quindi è stata una partita in famiglia. Quindi un'ultima domanda, un po' di polemiche fine gara, da cosa sono
perché sono nate? Forse dai risultati che non arrivano e dalla troppa fisicità di alcuni dei nostri giocatori. Grazie al capitano del